in riferimento alle bonifiche che debbono essere fatte, cioè sull'amianto, in riferimento a questo settore, che è una delle tante emergenze. Allora, se è così, che il governo almeno desse la disponibilità ad attenzionare questo aspetto, perché in questa maniera noi possiamo certissimamente mantenere l'impegno della flessibilità richiesta da parte del governo italiano nei confronti dell'Unione Europea, che è stata concessa ma a queste condizioni. Sicuramente un piano nazionale sulla bonifica delle scuole, sulla ristrutturazione delle scuole e soprattutto in riferimento all'amianto deve essere presa in considerazione, oltre le già qui riportate coperture finanziarie che comunque ci sono. Al di là di queste coperture il governo dovrebbe fare molta attenzione all'utilizzo delle risorse che poco fa ho fatto riferimento. Grazie. Grazie a lei. Adesso il collega Scotto. Grazie signor Presidente. Solo per dire questo, io capisco che ciascuno deve difendere la propria parrocchia e fare un po' di propaganda alla vigilia delle amministrative, ma questo emendamento interviene su una questione delicatissima. Noi chiediamo che venga messo 1 miliardo su fondo unico di edilizia scolastica perché è necessario bonificare le scuole dall'amianto. Ci sono comuni che l'hanno fatto, altri che sono in ritardo, le risorse sono scarse, non possiamo tirare fuori numeri e cifre ogni volta per confondere le acque. Mettiamo queste risorse, facciamolo tutti quanti insieme e risolviamo un problema. Grazie collega Scotto, la collega Ruocco. Grazie Presidente. Innanzitutto i soldi che mette nelle scuole del PD, il PD, sono messi talmente in trasparenza che nelle scuole non si vedono proprio, perché chiunque metta piede all'interno di una scuola pubblica si accorge che i bambini, c'è poco da ridere, evidentemente... Si rivolga alla Presidenza, per favore. Si rende conto che la situazione versa veramente in difficoltà estreme. Certo, dare dei soldi in una posta togliendoli dall'altra parte, il saldo è sempre zero, oppure si vogliono destinare 40 milioni di euro per tutto il territorio nazionale per la messa in sicurezza di tutte le scuole. Bene, i bambini a scuola non possono neanche più andare in bagno, aspettano che...